quindi tanti turisti hanno scoperto anche il parco attraverso il treno. Intanto ringrazio Don Emilio perché mi ha riportato in un luogo ovviamente in cui io sono nato, quindi lo saluto in modo particolare, così come saluto i tanti compaesani che vengono in chiesa. E tra coloro che hanno parlato io sono l'unico fruitore della linea ferrata da Serra Pedace a Cosenza piuttosto che da Pedace a Cosenza, perché dopo alla fine ci troviamo a metà strada tra le due stazioni ferroviarie. E intanto da quello che ho potuto leggere con molto piacere e interesse quanto hanno scritto Don Emilio e l'ingegnere Fedele Siriani, mi sono un po' documentato sulla storia di questa ferrovia, che effettivamente, così come ha anche accennato il professore Maggi, nasce come un progetto veramente molto lungimirante, che volevo congiungere Cosenza con Crotone, bellissimo, fantastico come progetto. Poi chissà perché la storia ha visto spezzare questa linea, siamo rimasti alla tratta Cosenza-San Giovanni. Per questa linea degli anni 60, periodo in cui io viaggiavo su questo treno, erano dei treni affollatissimi, si viaggiava in piedi, non c'era posto a sedere, era fantastico. Con il passare degli anni, ahimè, le auto, i pullman, ma più dei pullman le auto, ormai le auto hanno sostituito tutti i mezzi di trasporto che c'erano prima, perché più comode, perché ce l'avevamo sotto casa, perché faccio un esempio, io abitavo a Santa Maria, per arrivare alla stazione di pedaggio impiegavo mezz'ora, con la macchina mezz'ora, anche meno arrivo a Cosenza. Cioè noi dobbiamo valutare tutti questi aspetti, se no sembrerebbe che cioè adesso state tutti quanti scendere a togliere questa ferrovia, e che con l'andare avanti negli anni si sono verificate tutta una serie di situazioni che hanno fatto venire meno l'utenza sulla linea ferrata a favore della linea su gomma, creando ovviamente anche degli impatti da un punto di vista della sostenibilità notevolissimo, perché se pensiamo che poi tutte queste macchine arrivano a Cosenza, creano il corpo, bisogna pagare il ticket, strisce blu dappertutto, parcheggio a pagamento, cioè alla fine spendavamo meno quando viaggiavamo col treno piuttosto che oggi che viaggiamo con la macchina, creando tutta una serie di problemi da un punto di vista della sostenibilità ambientale. Ma questo è un discorso un po' più ad ampio respiro. Soffermandomi sulla domanda che ha fatto l'amica Rosalba Baldino, devo dire che già l'idea di questo trenino turistico che viene utilizzato in verità fine settimana, a volte solo la domenica, sta portando tantissimi
turisti. E se adesso là, come diceva giustamente, lo Santo Bambino, adesso là, sempre. E allora l'idea di ripristinare questa tratta ferroviaria mi sembra un'idea fantastica, assolutamente fantastica. Non fosse altro perché io la vedo molto calata in un discorso di sostenibilità ambientale. Il treno non crea problemi, e peraltro un mezzo di trasporto lento, e oggi dobbiamo andare sul letto, anche il passeggiare, meglio passeggiare a passo corto e lento, come dicono alcuni, perché solo viaggiando in modo lento si ha la possibilità di osservare, si ha la possibilità di gustare. Credo che l'ingegnere Ferraro parlava di profumi che si possono sentire, si possono apprezzare solo camminando in modo lento. E allora che ben venga un ripristino di questa linea ferrata, anche perché parte l'aspetto ambientale, ci sono anche degli aspetti legati alla cultura ferroviaria. Quando venne realizzata questa ferrovia, che ha tutta una serie di difficoltà, anche se andiamo a guardare i paesi che attraversa, non attraversa proprio il centro del paese, no, bisogna spostarsi per raggiungere la ferrovia. Però sarebbe un peccato perdere questa tratta, perché ci sono diverse opere d'arte ferroviaria, opere d'arte, è stata già citata la galleria di quei dati, ma io penso anche al binario di salvamento insabbiato, che i tecnici certamente conoscono meglio e più di me. È una cosa che io ho appreso leggendo i documenti che ho avuto modo di guardare in questi ultimi periodi. E questo binario di salvamento insabbiato esiste tra Redigliano e Santoriano. Io non so quanti ce ne sono in giro per l'Italia di queste opere. Non ce ne sono, ingegneri si danno. Perché non c'è nessuno, piuttosto che le gallerie con le porte in mattoni, anche questa è un'altra opera d'arte che si trova solo qua, oppure con i ponti ad arco a tutto sesto. Ma di che stiamo parlando? Veramente di opera d'arte. Allora prendete la ferrovia, il Parco Nazionale della Sila, se chiamate in causa farà la sua parte, intanto accontentatevi della mia presenza, ribadisco di qui. Grazie. Grande eccezionale, lì ci vanno tutto il mondo.
se si pensa che tutto si vede da solo, non siamo nella realtà. Però è un investimento che porta un enorme, enorme sintomo. La mattina sogniamo in grande, d'altronde i sogni non costano nulla, no? Quindi ci proiettiamo davvero in avanti. All'assessore Mastaini, che ringraziamo, credo che tocchi il compito più complicato, perché noi sogniamo tanto, lei deve dirci che cosa è possibile realizzare, no? Perché poi bisogna fare i conti con quello che si ha. C'è una domanda che ci siamo fatti tutti e che a lei rivolgiamo, perché spesso si pensa a questo piano nazionale di ripresa e resilienza come alla panacea di tutti i mali. Quindi in questo PNRR ci potrebbero essere le risorse per riattivare questa cosa che ha detto di noi, però ve lo dico che ha detto di noi, però le lascio la parola. Che vanno nelle generazioni successive. La SILA
per vicinanza territoriale. Poi abbiamo ceduto il passo invece al territorio dell'Abruzzo perché davano ovviamente più servizi. E i servizi questi sono sia sulla mobilità, perché comunque sì, la città è collegata bene su certe cose, ma è anche collegata male su altre, e soprattutto non ha i servizi che possono avere. I servizi vanno anche per tutte quelle cose di attrazione turistica. Poi si è sempre, non si è mai fatta squadra, perché la Sila è spezzettata in diversi comuni, diverse realtà che sono molto diverse tra di loro, e non si è mai messa a sistema. Questo ha fatto in modo che non crescesse con la potenzialità come lui dimenticava di crescere. Il fatto che Raro è abbastanza modesto, perché quel trenino che è sempre sold out sabato e domenica è stato preso anche grazie a un'idea, a un volerci investire nelle tratte storiche, nelle ferrovie. E addirittura abbiamo continuato, è stato proprio lui a convincere il proprietario di quel treno, era addirittura privato, cioè, è stato lui a convincerlo a farselo donare e in questo modo noi registriamo tutti i fine settimana un sold out. Questo fa sì che non solo ci sia una mobilità più sostenibile, non solo viene spiegato, viene visitato il nostro territorio, ma altresì c'è una presenza, è un incentivo turistico straordinario e diventa anche un turismo per famiglia. Turismo per stranieri è una cosa molto particolare. Quello è il progetto della ferrovia, del turismo della ferrovia, deve andare su step diversi. Il primo deve essere fatto uno studio di fattibilità per quanto riguarda l'uso che si può fare, la conoscenza e tutto quanto. Poi bisogna vedere quanto pensando a quanto possa, e credo che da quello che ho sentito anche questa volta, ma anche la volta precedente, credo che è ovvio che abbia un ritorno non solo in termini economici ma anche in termini sociali. Poi a me non piace ragionare solo in termini di meri numeri, di freddi numeri, bisogna anche vedere la ricaduta effettiva sociale sul territorio. Molto forte, e anche dico sempre le cose negative perché è bene mettere in chiaro tante cose, perché come diceva l'ingegnere, dicevano anche i relatori, è un territorio molto complicato, perché mentre quello della Puglia o quello dell'Appadino noto è più pianeggiante e ci sono meno chilometri, il nostro è molti più ballamenti, molte più problematicità territoriali. Inoltre volevo poi dire che a netto di questa visione, riprendendo le parole del sindaco Martire, sì, noi abbiamo preso da Salerno in giù, meditiamo ovviamente l'alta velocità, che è un discorso che ce lo promettono da tantissimo tempo, ed è anche vero quando io sento ad esempio che si dice non abbiamo l'alta velocità però si vuole fare un ponte. Allora il ponte sullo stretto che collega Calabria con Sicilia diventa strategico anche per tutte queste cose, perché è chiaro che quando c'è un'opera così importante, pensate voi che ci possa essere un ponte, non ci possa essere l'alta velocità che lo collega, e diventa un po' un problema, perché ripeto, il problema della Calabria
quanto riguarda la vita fuori. E che non si è mai avuta una visione, si è andata sempre a compartimenti stagni. Quando invece si procede con una visione unica, anche queste tratte storiche che sono state abbandonate rientrano in progetti collaterali, sia come finanziamenti ma sia come visione. Grazie, grazie molte.